risate isteriche, spari e poi foto ai corpi delle sue vittime. Così agiva Seyfedin Rezgui, l'autore della strage sulla spiaggia di Sousse in Tunisia. Un comportamento che sarebbe stato dettato anche dall'assunzione di un gran quantitativo di cocaina. Questo risulterebbe dall'autopsia sul cadavere dell'attentatore, il quale, secondo fonti della sicurezza tunisina, si sarebbe addestrato in Libia, in un campo ovest di Tripoli, nel periodo in cui sarebbero stati presenti due membri del commando che compì l'attentato al Museo del Bardo di Tunisi a marzo. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dei complici di Rezgui. Uno di loro, identificato come il 28enne Rafik Tayari, sarebbe già espatriato in Libia. Intanto la Tunisia deve fare i conti con i danni enormi causati da questo attentato, ovvero la questione turismo. Ajmi, che ha nascosto nel suo piccolo negozio i bagnanti in fuga dalla spiaggia durante la sparatoria, è lapidario. Sì, la catastrofe. È una catastrofe, ora sarà la miseria, perché ci sono più di 2 milioni di tunisini che vivono solo di turismo. Prova a rassicurare il ministro del turismo Nabil Ziyech. Un corpo di 1000 poliziotti armati e addestrati da oggi 1° luglio verrà schierato a guardia degli hotel e delle entrate delle spiagge.